condanna. Quando mamma non c'è, non si trova più niente dentro sta casa. Mi sembra che diventa matto. Come, non sei contento che la mamma sia portata a Roma dalla nonna anche Marco? Cosa fa, spiritosa? Hai visto le chiavi mie di casa? No, papà, non lo so, io sono in ritardo, devo andare. Sì, sì. Oh, vieni qua, vieni qua. Senti, io esco senza chiavi, tanto tu torni prima di me, quindi mi aprirai tu. Ma sei sicuro? Oh, non sto a fare il giochetto. Ciao, papà, vabbè, ciao. Ciao, ciao, buona giornata. Forza un po' d'amore per le piante, che mi vuoi far causa? Che fa causa? Se, ah, io lo sai, ascolta, io la mia macchina la porto a lavare per conto mio, non ho bisogno della doccia dei tuoi fiori. Che sono venute giù, cascate del Niagara. Due gocce d'acqua te saranno arrivate sulla macchina. Ecco, appunto, stiamo parlando di una macchina, cioè no, non un anfibio. Allora diciamocelo, io mi compro un gommone così, basta attraversare il guado e via. Oh, se esci, ti comincio a spiegare qualcosa. Primo, il mio timer è programmato per le 21 della sera, quindi anzitutto la responsabilità oggettiva. Cioè, e poi, guarda, cioè, immaginati questa linea tagliata per questi quattro. Papà? Papà, ci sei? Sarò uscito senza chiavi. Ma la luce dei fatti, tu ancora pretendi di averci ragione? Ma non è che pretendo, io ho ragione, la colpa è tutta di quei quattro stecchi di insecchiti che tu ti ostini a errorare. Come l'hai chiamati, quattro? Stecchi di insecchiti. Cercanatele, perché se mi offendi le piante, guarda, io veramente, a me mi sei scadere la belva che c'ho dentro. Guarda, meglio andare via, perché uno come te preferisco vederlo da lontano, col binocolo. Uè, belva! Ciao, a porta ritorna, no? Anche la porta di casa è chiusa a chiave. A scatenare, scatenare, in gabbia ti tengono. Allora, sai se il trucco qua? Dove sono le chiavi di casa? Oh, è da stamattina che le cerco e non le trovo. Evidentemente Alessia, quando è uscita senza accorgersene, ci ha chiuso dentro. Ma certo, furbo il padre e furba la figlia. Oh, Fumagalli, che ne dici se te faccio uscire direttamente dal terrazzo? Ascoltami bene, David Copperfield, guarda che io non ci metto niente a denunciarti per sequestro di persona. Ma quale sequestro di persona? Ma che te ce voglio tenere io qua dentro? È un caso, è una beffa del destino. Ma lo sai che ti dico? Appena ritrovo le chiavi, io te stappo via come un turacciolo dalla bottiglia. Bravo, stappa una spuma al ginger. Ma dove vai? Siamo chiusi dentro. Sì, siamo chiusi. Ma chi chiama? Chi chiamo? So io. Oh, tesoro, bella di papà. Senti, hai combinato non volendo un guai. Ecco, a maggior ragione che c'è la batteria scarica, fammi parlare. Senti, devi... Pronto? Come? Pronto? Pronto? Le chiami? La batteria scarica, gli sei scaricato il telefono. Sì, ma che ora torna? Vuoi sapere? È 8. Porco! Ma sono 11 ore, 11 ore qua rinchiusi come... Qua rinchiusi, sembra che io mi diverto con te. Che ora è? Non ci pensare, è presto. Mannaggia, di sabato pomeriggio agli arresti domiciliari insieme. Oh, a me mi è venuto pure un buco allo stomaco. Senti, Fumagalli, che ne dici di farsi due spaghetti alla Franco Mancini? Praticamente è una aglio, olio e peperoncino potenziata. Aglio, olio va bene, peperoncino no, perché ho dei problemi di bruciore allo spinterogeno. Ah, pure te, lo sai qual è la malattia professionale nel mio campo? No. Quella. Quando si dice dare tutto per il lavoro. E la famiglia no? La famiglia, guarda che la mia di moglie ne vale quattro delle tue di famiglia, tutte messe insieme. Ciao papà. Bella! Bella di papà tu. In anticipo. È tornata prima, ci hai liberato, grazie. Cosa dovevi dirmi al telefono? No, vabbè, ormai è tutto risolto, niente. Senti, te fai due spaghetti con noi? Alle 4 di pomeriggio. Per festeggiare? No, grazie, vado a posare la mia roba. Vabbè, allora, guarda, quasi ne approfitto, vado anch'io. Mi sa che mia moglie mi ha dato per disperso, vado a casa. Ma che disperso? T'ha cercato un telefonato, guarda, te pensa proprio. Ma senti che parla, guarda che la tua è andata dalla suocera pur di non vederti per tutto il weekend. Lo vedi che siete che subito ricomincia a provocare? Ma io provoco, è più forte di te, non ce la fai, è proprio inscito nell'aria. Guarda, me ne vado, ecco, altrimenti bravo. Non so. Altrimenti lo so io. Va. Io faccio merenda, mezzo chilo. Mi sparo. Oh, ma come sei entrato a casa mia? Con le tue chiavi. Dove le hai trovate? Dove le hai prese? Ladro. Ma stamattina, inavvertitamente, magari durante il discorso, il guado, l'anfibio, l'ho preso su, me le sono messe in tasca, mica ci ho pensato, no? Vabbè, adesso mi hai riportato, stiamo apposta, arrivederci, buona serata. Ma come buona serata? Non se l'ha detto aglio, olio e peperoncino? Se l'ha detto perché c'era il problema delle chiavi, adesso siamo uomini liberi, ciao. Appunto, le chiavi, le mie non le ho più, mia moglie mi ha chiuso fuori. Come le ha chiuso fuori? Non è che posso restare un assaggino. La fiamma che mi ha dato per disperso, quella non te pensa proprio. Ma l'hai messa su l'acqua, sì o no? Oh, qui i tempi della gastronomia li decido io. Mettete a sede, quando è pronto...